hanno voluto sgombrare il campo da ogni polemica, da quelle voci che hanno ritenuto Lorenzo Cese e Claudio Lotito poco per nulla rappresentativi per il territorio molisano, figure di passaggio è stato detto, ma i due candidati al maggioritario per il centrodestra hanno ribadito con decisione a Termoli in occasione della visita di Giorgia Meloni la volontà assoluta di fare solo il bene del Molise. Sono abituato a stare tra la gente, a restarci, ascoltare, cosa che già sto facendo, ho visto già forse 15 sindaci, ma io voglio toccare tutti e 136 comuni, che siano di maggioranza, che siano di opposizione, che siano di centrodestra, di centrodestra, non ha importanza, capire quali sono i problemi della gente e cercare di essere più concreti possibili, soprattutto in questo momento di difficoltà che vive la gente italiana, gli italiani. Voglio essere il punto di riferimento di questo territorio. Qualcuno dice ma Lotito andrà via, è temporaneo e di passaggio. È assolutamente falso, io stabilirò un ufficio fisso qui, mi vedrete, anzi vi stancherete di me, perché io sono abituato a prendere gli impegni e a portarli a termine. In Molise è stato sottolineato, c'è tanto da fare, restano molteplici temi sui quali cambiare rotta. Il tema della viabilità, il tema delle aree interne, il tema dei servizi agli anziani che va ripotenziato, sono tutte questioni che debbono essere affrontate con molta concretezza e penso che lo si possa fare attraverso un'unica proposta, no, che mette insieme tutte queste idee. Beh, ci vale molto, perché ho trovato le infrastrutture degli anni 60, ho trovato una carenza della struttura, ecco un paesaggio come questo, un mare come questo che ha scarsa recettività alberghiera, ci sono 3.000 problemi, la mancata valorizzazione dei siti sia culturali che enogastronomici, la disoccupazione giovanile, sono tanti i temi che devono essere affrontati e io mi sono messo a disposizione di questa collettività per costituire un valore aggiunto.